Una parte del costone della gravina di Ginosa, situato al di sotto di via Rione Casale, è crollato ieri sera intorno alle 19.30. Un grande boato ha spaventato i cittadini che abitano proprio lì, bambini, donne e anziani che hanno temuto per la loro incolumità. Una zona di grande interesse storico e naturalistico è crollata ieri sera, per fortuna. Il crollo non ha provocato danni a cose o a persone. L'incuria, la mancanza di un monitoraggio costante hanno causato nella giornata di ieri l'ennesimo crollo. Un'altra pagina di storia sottratta alla nostra memoria. Un altro pezzo di un passato che lentamente si sgretola sotto i nostri occhi. Restiamo inermi dinanzi a tanto strazio e soprattutto rispetto ad un immobilismo che oramai sembra essere l'unica causa di tanto degrado. Se da un lato su via Matrice si ripristina la viabilità, perché non si sta intervenendo quantomeno a consolidare tutti quei punti ritenuti fragili per i quali esistono ormai da anni segnalazioni e studi? Ieri sera è stata delimitata dalle forze dell'ordine la zona interessata. Questa mattina intorno alle 11.30 l'intervento della polizia locale, dei vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico. Niente, ieri sera è successo l'ennesimo crollo qui in via Secondo Rione Casale. Questa situazione da molto che va avanti, diciamo sono una decina d'anni che io sto allertando tutti, diciamo, per questa situazione qua. Ieri sera abbiamo sentito un forte boato e poi andò via la luce. E niente, credevamo che fosse una scossa di terremoto, non so. Poi sono uscito e ho visto che era crollato un pezzo di costone, tre massi enormi. Ci siamo spaventati, ho allertato le autorità, i vigili del fuoco, che sono venuti però stamattina, ora praticamente. Bisogna vedere il da farsi praticamente. Costoni che sono collegati sotto abitazioni? Sono collegati a delle abitazioni, una è fatiscente che è da molto tempo che è vuota e l'altra è adiacente a casa mia praticamente, a pochi metri. Qual è la vostra paura? La nostra paura è che si crei la stessa situazione di via Matrice, anche perché qui il dissesto idrogeologico è lo stesso, diciamo. E viene riportato anche dagli speleologi che sono stati qua a fare verifiche. L'amministrazione si sta muovendo, non dico che non si sta muovendo, però come si sa i tempi sono lunghi. Purtroppo il tempo noi non sappiamo quanto tempo ci rimane, anche perché io ho una bimba di pochi mesi e la mia paura è che può succedere qualsiasi cosa di brutto da un momento all'altro, quello è.